Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Jolly Gamer e siamo qui su Clash Royale. Ragazzi, allora, siccome ho visto che vi piacciono molto gli spacchettamenti di questo gioco, facciamo così. Io vi prometto che se il gioco, questo video o altri video su questo gioco o anche su altri giochi aumentano le visualizzazioni, le condivisioni, aumentano anche i mi piace, aumenta tutto sempre e ce la facciamo a raggiungere un quantitativo di mi piace tale da potervi portare ogni settimana, ragazzi, ve lo prometto, ogni settimana il baule super magico. Ragazzi, se riusciamo a raggiungere un totale di mi piace, un totale di condivisioni, di visualizzazioni tale da potervi portare un baule super magico a settimana, io ve lo giuro, ve lo porto. Bene ragazzi, ho aspettato voi anche oggi, abbiamo qua niente poco di meno che un baule magico. Ok, innanzitutto andiamo subito ad aprire i due bauli, quelli di merda, che ci danno subito un po' di gemme e un po' di oro, e gli scheletri che non ci servono a un cazzo, e anche i goblin che non ci servono a un cazzo. Andiamo ad aprire l'altro. Bene, l'oro, gli scheletri, sempre cose inutili, e il cavaliere di merda. Andiamo a lasciare per l'ultimo il baule magico, le frecce che ormai non usiamo più, il bombarolo. Ok, andiamo ad aprire l'altro. Oro, frecce, gli sgherri che ce l'ha potenziato, adesso andremo subito a potenziarli. E l'ultimo baule d'argento. Goblin, oh, il miglioramento per il mini pecca, benissimo, che ci abbiamo già a livello 2. Ok, andiamo ad aprire subito il baule super magico. Il baule magico, cioè 311 di oro, finalmente, beh, una cosa bella forte. Il bombarolo per 3, che non ci serve a niente, questo potenziamento di merda. I goblin, la valchiria, la valchiria, benissimo, già a livello 2 ce la possiamo prendere. La lapide che non usiamo e la torre del bombardiere e la mongolfiera, una carta epica, benissimo ragazzi, la mongolfiera mancava. Ho proprio voglia di usarla questa mongolfiera, quindi dobbiamo un pochino modificare il deck. Allora, la valchiria so che è molto forte. Allora, 880, 121, 73, 7. Ok, allora, velocità media, è più forte del mini pack? Sì, direi che è più resistente ma meno forte del mini pack. Quindi che cosa andiamo a sostituire qua? Allora, la mongolfiera. La mongolfiera ha 1000 di vita, 600 di danno alle mura. E la dobbiamo usare. La mongolfiera la usiamo al posto di chi? Al posto del bombarolo? Direi proprio di... No, perché il bombarolo occupa meno spazio. Direi di usarla al posto della capanna dei goblin. Che non è che ci aiuti chissà che cosa questa capanna dei goblin, non mi piace molto. Allora, la valchiria al posto di chi possiamo metterla? La valchiria la mettiamo al posto del mini pecca, tanto la miglioriamo con 50 di oro subito, benissimo. Allora, la valchiria mettiamola al posto del mini pecca per il momento, non l'ho proprio usata ancora, quindi possiamo farlo. Andiamo a fare una sequenza di attacchi per far sì di sbloccare il baule della corona. Vediamo chi ci capita. Speriamo qualcuno così così, che non sia forte né debole, uno a pari livello, però più scarso. Ok, andiamo qua. Perfetto. Allora, buttiamo subito gli sgherri qua. Bene. Il cavaliere, che vado ad affrontare subito quel cazzo di principe. Ok, proviamo subito le mongolfiere. Mettiamole qua.
lui ci butta quella cazzo di capanna di, il baule dei goblin, ma che faranno pochissima strada, come del resto anche la mongolfiera sta facendo pochissima strada. Ah, però la mongolfiera ha butta qualcosa, una bomba per fare un po' di danno, però se fosse stato più in là sarebbe stato molto molto meglio. Cosa è successo qua? Si è bloccato? C'è stato un attimo di lag, adesso è andato più veloce. Perfetto, andiamo a buttare tutto. Ok, il nemico ci ha rotto qualcosa, la prima capanna, il primo... la prima torre. Ok, andiamo a buttare questo qua per difenderci dalla sua valchiria e dal suo principe, ma non ho fatto un cazzo ovviamente. Allora, mettiamo qua... Tanto il suo principe sta sfondando la torre. Questo non va bene. Cioè, abbiamo quasi perso in pratica. Se non ci sbrighiamo subito, fa che abbiamo perso. Vabbè, inizia proprio benissimo questo cazzo di gioco di merda. Ok, abbiamo perso 3-0. Perfetto. Andiamo a cercare un altro figlio di puttana. Bene, vediamo chi ci capita. Tempo d'attesa 3-2-1. Via. Ok, ancora cerca. Poi viene un bowling. Ok, chi ci è capitato? Bank. Ok, allora andiamo a buttare il gigante. Dietro il gigante che prende tutti i colpi, buttiamogli la mongolfiera. Ecco, ti pareva? Dobbiamo buttare adesso la valchiria. Anzi no, dobbiamo buttare gli scheletri per ammazzare questo gigante. Dopodiché dobbiamo buttare obbligatoriamente... Cazzo, ci ha già fatto la festa questo. Una bella mortaiata qua per distruggere tutto. Ok, ha buttato il moschettiere. Andiamo a mettere la valchiria proprio qua, così distrugge questo cazzo di moschettiere. Ecco che cammina sculettando, tra l'altro. Andiamo a buttare gli sgherri. Il mini pecca contro la valchiria. La valchiria che tra l'altro distrugge tutti gli scheletri. Adesso buttiamo il gigante. Aspettiamo, facciamo caricare un pochino di elisir, così buttiamo gigante e mongolfiera insieme. Ok, buttiamo il gigante e subito dietro la mongolfiera. Lui ha buttato un gigante da questa parte, ma adesso noi gli mettiamo gli scheletri e glielo ammazziamo subito. Stanno attaccando il gigante o la mongolfiera, non ho ancora capito. Ecco qua gli scheletri, subito, ammazzate il gigante subito, veloce. Tra l'altro abbiamo preso anche noi la prima torre. Benissimo. Allora, andiamo a buttare la valchiria, così ci aiuta a distruggere questa cazzo di torre qua. Cazzo, abbiamo troppi scheletri. Merda. Speriamo ce la faccia la torre centrale a distruggere tutti gli scheletri. Sì, ce l'ha fatta, benissimo. Buttiamo il gigante e buttiamo una mortaiata qua. Anzi no, buttiamo la mongolfiera. Mongolfiera, scheletri, sperando che lui non butti i suoi. Ok, perfetto, abbiamo vinto. Perfetto, questa è stata un po' combattuta come battaglia, però abbiamo vinto 3-1. Ci ha dato un baule d'argento che non conterrà sicuramente una beata minchia, e due di casse per il baule della corona. Ok, siamo a Co. Perfetto, buttiamo gigante subito, cavaliere da questa parte. Speriamo che non ci butti gli scheletri. Ci ha buttato il principe da quest'altra parte. Buttiamo gli scheletri per ammazzare principe e pecca, mini pecca. Allora, ce l'abbiamo fatta? Sì, credo ce l'abbiamo fatta. Buttiamo valchiria da questo lato. Cazzo, tra l'altro abbiamo preso anche la prima torre e lui ci ha preso la nostra. Ok, buttiamo gli sgherri. Dopodiché butteremo la mongolfiera. Anzi no, buttiamo prima il gigante. Cavolo, veloce, veloce, veloce sto cazzo di elisir. Forza! Buttiamo la mongolfiera, il gigante, scusate.
così. Adesso la mongolfiera, sperando che ce la facciamo a metterglielo. Ok, adesso se si sbriga a darvi l'orda di scheletri prima che la mongolfiera arrivi. No, non ce la facciamo, buttiamo il bombarolo, ma non ce l'abbiamo fatto ugualmente, abbiamo già vinto. Benissimo ragazzi, sono state due vittorie proprio belle facili facili. Ci ha dato un baule d'oro che richiederà sicuramente 8 ore per essere sbloccato. Intanto noi andiamo a far partire questo qua, il baule della corona, che sbloccheremo alla fine del video. Ragazzi, prima riempiamo gli altri due slot disponibili e poi chiudiamo il video aprendo il baule della corona. Big Sha 24 credo sia stato. Allora, buttiamo... cosa possiamo mettere? Mettiamo gli sgherri qua. Cazzo, la capanna dei goblin gliela distruggiamo subito perché rompe le palle. Ok, distrutta. Buttiamo il gigante. E subito dopo il gigante butteremo la mongolfiera, immediatamente. Se si sbriga, ovviamente, buttiamo la mongolfiera. Ok, ci siamo. Mongolfiera buttata. Mongolfiera va sugli edifici, che dovrebbe andare su questo, però anche quello è un edificio, quindi c'è tutta da là. Ok, buttiamo l'orda di scheletri qua per ammazzare il moschettiere che non deve avanzare oltre. Ok, direi che ha quasi distrutto la prima torre. Quasi, ovviamente. Allora, Valchiria di livello 2 contro Valchiria di livello 2, perfetto. Ci siamo. Buttiamogli gli sgherri anche, così gli dà una mano senza che ci ammazzi la Valchiria. Cazzo, quei cazzo di drago è pazzesco. Spero di trovarlo qualche volta il drago per fare magari una battaglia anche più potente. Allora, cerchiamo di ammazzare il gigante più velocemente possibile. Cavolo, l'orda di scheletri. Buttiamo il bombarolo che distrugge l'orda di scheletri più o meno subito. Cioè, più o meno, più che meno. Ok, lasciamo il gigante alla torre centrale. Noi continuiamo con la nostra tattica gigante, mongolfiera, scheletri. Dobbiamo buttare giù assolutamente la prima torre, perché è quella che conta per andare subito all'attacco della torre centrale. Ok, cerchiamo di farlo fuori. Perfetto. Il gigante è quasi morto, tra l'altro. Buttiamo subito l'orda di scheletri qua. La prima torre è andata, benissimo. Buttiamo subito la Valchiria. Una volta che la Valchiria è entrata dentro, dovrebbero esserci meno possibilità di perdita per noi. Buttiamo un altro gigante qua e un'altra mongolfiera appena ci carica di nuovo l'elisir. Sbrigati, così, perfetto. Ok, ci siamo. L'orda di scheletri per eliminare i suoi, ovviamente. Se no non ce la facciamo, sicuro. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ci ha quasi ammazzati, perfetto, ha vinto. Benissimo ragazzi. Non ci speravo in questa vittoria, perché appena ho visto gigante e orda di scheletri ho detto vabbè, ho perso. Ok, ci ha dato di nuovo il baule d'argento che non possiamo sbloccare. Andiamo avanti ad un'altra battaglia, sperando che sia l'ultima, e chiudiamo subito il video. Ok, Viona. Non so perché l'abbia scritto staccato Viona, però è scritto così. Ok, buttiamo la mongolfiera. No, non possiamo buttare la mongolfiera, buttiamo la Valchiria, mentre che il principe è concentrato sul gigante, così ammazza subito il principe la Valchiria. Bene, perfetto. Ok, questi cazzo di goblin che ci rompono il cazzo, gli buttiamo subito una bella mortaiata togliendogli metà della vita. Ok, mettiamo gli scheletri. Gli scheletri ne mettiamo dopo. Buttiamo innanzitutto la mongolfiera. Vediamo se la mongolfiera riesce ad arrivare a un buon punto. Ok, buttiamo il cavaliere. Ok, la mongolfiera ha distrutto qualcosina poco poco, però l'ha distrutto. Ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, ha fatto il dovere, perfetto. Ok, buttiamo il gigante, così prende un po' di colpi. Mentre noi buttiamo l'orda di scheletri per ammazzare... Anzi no, noi buttiamo... Sì, la Valchiria la buttiamo tutti. Buttiamo l'orda di scheletri. E dopo buttiamo la Valchiria immediatamente. Cioè appena ci carica l'elisir, giustamente. Sto bastardo di gioco, forza, vai. Ok, abbiamo buttato la Valchiria.
Dovremmo buttare la mongolfiera sperando che arrivi mentre la raffidiamo ancora un pochino di vita, ma ovviamente non lo sarà. Perfetto. Ok, butta questo qua il drago. Noi cerchiamo di buttargli gli sgherri mentre è ancora concentrato qua. Questo cazzo di drago lo odio praticamente, perché non so mai come andargli contro. È molto forte, ha molta vita e non si so proprio combattere contro con questo qua. Allora, siamo in svantaggio. Forte, forte svantaggio. Anche il mini pecca lui. Perfetto, proprio. Ha un sacco di carte. Allora, buttiamogli una bella mortaiata per prendere la capanna dei goblin e la sua torre. Buttiamo anche la mongolfiera, così distrae anche un pochino il drago. Buttiamo la valchiria. Gli sgherri. Cavolo, ci ha buttato anche il principe adesso qua. Ma noi abbiamo l'orda di scheletri che ce la fa fare fuori adesso tutta col drago. Buttiamo anche questo. Sto cercando di attaccare più alla cazzo di cane possibile, perché sto cercando di attirarli in una difesa. Ok, andiamo avanti. Cerchiamo di buttare il gigante qua subito. L'orda di scheletri dietro il gigante. Anzi, sì, l'orda di scheletri dietro il gigante. No, il tempo è scaduto e abbiamo perso. Anche 1-0, però rompe le palle. 1-0, porca troia. Andiamo a fare un'altra. Sicuramente perderemo anche questa, perché il gioco è fatto in modo tale che una la perdi, una la vinci. Cioè, non ne vinci tante contemporaneamente. Buttiamo la valchiria dietro il gigante, così la valchiria arriva bella piena di vita. Gli sgherri. Ok. Cavolo, il gigante è morto subito. Il suo mini pecca sta avanzando. E l'orda di scheletri qua gliela buttiamo per fermare questo cazzo di mini pecca. Peccato che ce l'ha anche lui l'orda di scheletri. Dobbiamo buttare il bombarolo per distruggere la sua orda di scheletri. La prima torre mia è già andata subito. Porca miseria. Tra l'altro lui continua a buttare carte. Non so come faccia a buttare carte così velocemente. Porca troia. Cioè, neanche carica. Io ci metto un sacco di tempo a ricaricare, lui già ha finito praticamente. Cioè, mi ha attaccato in un modo tale che non ho potuto fare niente. Zui, porco bastardo figlio di troia. Allora, ricerchiamo un altro avversario. Speriamo di vincerlo questo. Igor. Igor, non ho capito l'altro nome che ha detto. Allora, intanto facciamo caricare un po' l'elisir. Mettiamo il bombarolo e il cavaliere. Dopodiché buttiamo la mongolfiera, così la strega si concentra sulla mongolfiera e non va avanti. Adesso butto la valchiria, che dovrebbe attaccare sia la strega che la mongolfiera, giustamente, no? Attacca il gigante? Ok. Buttiamo gli sgherri per ammazzare la strega di merda, ma non ci arriveranno, giustamente, perfetto. Bombarolo, no. Dobbiamo buttare gli scheletri. Ok. Non ce l'hanno fatta tutti gli scheletri, perché giustamente la strega ha un danno ad area. Ok, buttiamo una bella mortaiata. Così ha ammazzato questa cazzo di strega e lui ne butta subito un'altra. Come cazzo fanno ad avere subito le carte pronte? Porca miseria. Così non va bene. Cazzo, mi ha messo proprio la torre bombardiera da questa parte. Mettiamo gli scheletri, gli sgherri. E lui non può attaccare, così li distruggiamo. Allora, cerchiamo di buttare la valchiria qua. Buttiamo l'orda di scheletri appena ce l'abbiamo da questo lato. Mentre lui
No, buttiamo da questa parte, così ammazza anche il suo cazzo di moschettiere. Buttiamo questo, il cavaliere, da questa parte, che dovrebbe ammazzare il bombarolo. Buttiamo gigante. Adesso abbiamo l'elisir per due. Buttiamo gigante e mongolfiere, così. Vediamo se riusciamo a schierare anche la valchiria per fare un danno in più al gigante. Perfetto, così ce l'ho ammazzato. Ok, abbiamo preso la prima torre. Buttiamo gli scheletri e gli sgherri da questa parte e un altro gigante per vedere se ci fa andare avanti qua. Ha ammazzato praticamente tutto. Questo è tosto, ragazzi. Tosto, tosto, tosto. Ok, buttiamo la mongolfiera. Mongolfiera schierata. Valchiria, così ammazza questo cazzo di gigante, perché se ci distrugge quella torre entro i 12 secondi ha praticamente vinto il pezzo di merda. Ok, andiamo a buttare subito gli scheletri, gli sgherri. Gli scheletri non sono durati proprio un cazzo. Ok, praticamente chi distrugge prima vince, in pratica. Ecco, infatti ha vinto lui. Perfetto. Questo gioco rompe le palle più di Clash of Clans, e questo se la ride, sto figlio di puttana, e gli dovrebbe venire un cancro alla minchia. Ok, cerchiamo l'altro avversario. Vediamo chi ci trova. Che non ci trovo un campione fuori classe di serie S. Buttiamo mongolfiera subito. Sgherri da questa parte. Proprio voglio fare un attacco così a cazzo. Vediamo se riesce. Okay. Aspettiamo che ci siano gli scheletri qua. Ok. Intanto lui già ha distrutto quasi la mia prima torre. Non ce l'ha fatta. Chissà, strano. Valchiria. Ecco, c'è il drago per distruggere tutti i miei le mie carte. Gigante qua, la prima torre mia è andata praticamente. Tra un po' anche la seconda. Mettiamo un golfiera appena ce l'avremo disponibile. E poi, tra l'altro, il brutto di questo gioco è l'elisir. Ecco, questo che c'ha proprio questo cazzo di principe qua, che sta quasi distruggendo la torre centrale. Mettiamo l'orda di scheletri da questa parte. No, dobbiamo mettere assolutamente qua l'orda di scheletri, perché il gigante non deve arrivare qua, se no ha vinto praticamente. Buttiamo gli sgherri per tenerlo un tantino occupato da questo lato. E un gigante. No, non possiamo buttare il gigante. Cioè, praticamente con tre attacchi adesso lui ha vinto. Così. Buttiamo il gigante, per favore. Adesso vince con gli sgherri, puoi vedere? O con gli arcieri. Bottiera. No, praticamente ha vinto. Sì, quando è così deve vincere per forza lui. Bella giocata. Figlio di Troia, dovresti morire immediatamente. No, bella giocata. Anche prende per il culo e testa di cazzo. Vediamo chi ci resta. Ovviamente ogni volta ci vuole mezz'ora per finire un cazzo di video. Portis. Speriamo che non vada in porti su un cazzo. Mongolfiera. Valchiria. E la buttiamo qua. Speriamo che gli faccia qualcosina di danno almeno a questo stronzo. Gli scheletri. Buttiamoli da questa parte così. Lui ha messo una cosa per distruggere gli scheletri. Meno male che i suoi sono quasi morti tutti. Giustamente, lui c'ha la vacchia, la truppa adatta per distruggere le mie. Poi dicono che sono fatti a caso queste cose. Queste cose non sono mai a caso. Il gioco è bastardo. Ed è bastardo proprio per questo, perché non è a caso. Il gioco è fatto apposta per farti vincere o per farti perdere.
Ok, sta andando proprio nel punto sbagliato, dove non dovrebbe andare. Buttiamo il gigante. Poi buttiamo la Valchiria da questa parte. Ok. Sta facendo di tutto per fermare il gigante, di tutto proprio. Questo ce la fa ad arrivare quasi, sì, che ce la fa sicuramente, ok. Meno male che non ce l'ha fatta. Buttiamo gli scheletri, gli sgherri. Ok, andiamo avanti. Cosa possiamo usare? Lui c'ha la Valchiria, quindi se butto gli scheletri lui sicuramente... L'avversario ha lasciato lo scontro. Cioè questo, praticamente questa l'abbiamo vinta perché l'avversario ha lasciato lo scontro. Ma ti pare giusto questo adesso? Cioè questo se l'è girata e ha chiuso lo scontro, pezzo di merda. Cerchiamo di sfondarlo allora più velocemente possibile, tanto ormai abbiamo praticamente vinto e non ce l'abbiamo fatta. Ormai con solo la torre centrale non potrà mai batterci, abbiamo vinto al 100%. Vabbè, il video di oggi deve finire così. Con l'avversario che non è che vinciamo noi, ci fa vincere lui. Pezzo di merda, sei più pezzo di merda degli altri che mi hanno battuto. Ok, andiamo ad aprire il baule della corona, vediamo che cazzo ci dà. 102 monete d'oro, fra un po' arriviamo a 1000. 3 gemme, proprio uscite dal culo. Goblin che non ci servono a niente, la Valchiria potenziata e gli arcieri che non usiamo praticamente mai. Ragazzi, questo video per oggi finisce qui su Clash Royale. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ricordate quello che vi ho detto all'inizio, cioè quello del baule super magico che ve lo porto uno a settimana se raggiungiamo il totale di mi piace, il totale di visualizzazioni. Non vi dico un tot di visualizzazioni o un tot di mi piace perché giustamente neanche le so, però se raggiungiamo questo tot di mi piace io ve lo faccio sapere. Man mano che andiamo avanti con i mi piace, man mano che andiamo avanti con le visualizzazioni, io vi faccio sapere se ci stiamo arrivando oppure no. E posso darvi anche un numero. Se noi arriviamo a questo tot di visualizzazione o tot di mi piace, io ve lo giuro, vi porto un baule super magico, quello di 2100 gemme, e quando sarò all'Arena 3, credo che siano 3400 gemme, ve lo giuro ragazzi, ve ne porto uno a settimana. Se il video vi è piaciuto adesso lasciate un bel commento e un mi piace, se volete soprattutto il baule super magico lasciate un bel commento e un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete i miei video. Noi ci vediamo alla prossima puntata domani, sempre alla stessa ora. Ciao!